Dopo la tragedia che è capitata a Lorenzo, che è stato preso sulla strada da un uomo che era ubriaco e drogato, noi sostanzialmente come famiglia siamo stati lasciati completamente soli. Allora, dopo una cosa del genere, diciamo dopo qualche mese di destabilizzazione completa, abbiamo voluto in qualche modo noi contattare tutte le istituzioni, tutte le amministrazioni. L'unica che effettivamente ci ha dato più ascolto è stato il comune, quindi questo bisogna riconoscerlo. Cioè subito c'è stata questa volontà, hanno capito che noi volevamo, diciamo, noi vorremmo che le amministrazioni facessero di più per la sicurezza stradale. Il sindaco ha capito, diciamo, questa prospettiva e per questo abbiamo messo insieme questo progetto che si chiama David. Ho scelto David perché è un acronimo, cioè le cinque lettere indicano praticamente i cinque campi in cui secondo noi il comune dovrebbe lavorare. Noi vorremmo che il comune lavorasse, la prima D sta per dati e analisi. Sembra una cosa banale, ma fino ad oggi non esisteva, l'abbiamo costruito noi questi mesi, un archivio unico degli incidenti a Firenze negli ultimi anni. È importante conoscere i dati perché se sai dove accadono gli incidenti, lì puoi agire. La A sta per aderenza alle regole, cioè bisogna fare qualcosa di più in termini di controlli, di sanzioni e di pene. Allora, su questo campo, quello che riguarda essenzialmente il comune e quindi la polizia municipale è il dato sui controlli, perché è oggettivamente è vero, a Firenze di controlli da parte dei vigili se ne fanno veramente pochi. La V sta per vita educazione, cioè l'altro campo in cui il comune si deve impegnare è quello anche di fare formazione. Su questo devo dire, io punto soprattutto, noi vorremmo puntare soprattutto alla... a due ambiti che sono secondo noi oggi molto trascurati. Uno è quello dei ragazzi in età di scuola superiore, quindi la nostra proposta sarà poi quella di fare in modo che tutte le scuole fiorentine superiori dedichino alcune ore l'anno, non un'esagerazione, ma insomma almeno un piccolo modulo, un piccolo corso per parlare ai ragazzi di sicurezza stradale. L'altra formazione che bisognerebbe fare è quella agli adulti. Ecco, raggiungere questi adulti non è facile. L'idea che ci è venuta, vediamo poi come si potrà magari articolare, siccome ora nell'ambito lavorativo vengono fatti dei corsi obbligatori per la sicurezza sui luoghi di lavoro, poter inserire in qualche modo la sicurezza stradale all'interno di questi corsi potrebbe forse essere un modo per arrivare a parlare agli adulti. Siamo alla I, Davide, la I, che sta per ingegneria, quindi tutto quello deve essere fatto a livello infrastrutturale. L'ultima D sta per dopo lo scontro. Allora qui noi vorremmo sostanzialmente due cose. Dopo vuol dire che dopo ci deve essere un gruppo, qualcuno, un ente che si occupa di sicurezza stradale e che analizza quello che è successo. E poi dopo lo scontro vuol dire anche dare alle famiglie un'assistenza che oggi non c'è. Questa è un po' la nostra idea, cioè questo è il piano che noi consegneremo il 1 giugno, lo daremo ufficialmente a Renzi il 1 giugno e quindi sarà un piano pluriennale. In ognuno di questi campi ci sarà, diciamo, una serie di interventi che sarebbe giusto fare, magari via via nel tempo, per poter dimezzare il tasso di mortalità a Firenze nei prossimi 10 anni. Dimezzarlo vorrebbe dire salvare 58 persone. Ora stiamo lavorando perché abbiamo, con l'aiuto della Polizia Municipale e dell'ACI, abbiamo buttato giù il testo di legge, perché le firme le puoi raccogliere quando hai già un testo di legge che devi scrivere. Ed è stato un po' complesso perché devi cambiare il codice della strada, il codice penale e il codice di procedura penale. Cioè non devi soltanto introdurre, diciamo, un articolo nuovo, ma devi fare in modo che si inserisca bene in tutto il sistema. Quindi il testo ora ce l'abbiamo. E stiamo preparando il sito su cui raccoglieremo le firme via web.